Intanto è un grandissimo piacere per me personale di averlo qua, perché ci conosciamo da tanto tempo. E vi leggo qualche nota biografica che mi sono appuntato sul telefono in maniera non professionale, però insomma. Le informazioni sono queste: Alessandra, appunto, ricercatore IFAC CNR dell'Istituto di Fisica Applicata Anello Carrara, dove dirige il gruppo di astrodinamica e scienze planetarie e si occupa in particolare di dinamica del volo spaziale, meccanica celeste e scienze planetarie. È autore di più di 100, abbiamo detto, articoli, c'è stata un po' di controversia sul tema. Di 100 articoli scientifici, e nel 2016 ha ricevuto il premio Edoardo Kramer dall'omonima fondazione. È membro dello Science Team delle missioni DART, LISHA, CUBE, di cui ci parlerà Hera. E interessante, l'asteroide 1990 RV2 è stato nominato 5185 Ale Rossi in riconoscimento del suo contributo allo studio degli asteroidi e dei detriti spaziali. Alessandro è anche molto attivo in ambito divulgazione, fa numerosi incontri presso le scuole e è anche una cosa molto utile per il nostro dipartimento in riflesso e per il corso di laurea in fisica e astronomia. Quindi io sono super contento di ascoltare questo racconto di uno degli eventi scientifici dell'anno, cioè il progetto di cui ci parlerà Alessandro. Non lo sapevamo quando abbiamo proposto l'intervento, però è stato selezionato da Science come uno dei breakthrough in scienza del 2022. Quindi sembra una trasposizione nella realtà di scene che abbiamo già vissuto in film come Armageddon e Deep Impact. Quindi vediamo che cosa è stato possibile fare quest'anno con questa avventura. Grazie. Ok, grazie Duccio, grazie a tutti, mi fa molto piacere essere qui, ovviamente. Dunque, premessa, io ho molte slide, molto appunto discorsive, ovviamente chiunque avesse delle curiosità, sia diciamo in senso andare più verso un'elevata complicazione dell'argomento, sia per chiedere chiarimenti, mi può fermare o me lo può chiedere alla fine. Va bene, cominciamo dalla fine, per l'appunto. Qui siamo al 26 settembre di quest'anno e siamo, se parte il filmato, siamo all'APL, all'Applied Physics Laboratory della Johns Hopkins University. I'm starting to see individual boulders. E questo è lo streaming in diretta dalla sonda. Unbelievable. Che si sta avvicinando al sistema asteroidale di Didymos, di cui parleremo a breve. Questo è il centro di controllo. Awaiting visual confirmation. All right. We got it? Waiting. Ok, non si sente bene, ma nel sottofondo, a un ascolto attento, si sente una persona che urla loss of signal, perdita del segnale, e tutti esultano, diciamo, non serve essere, come dicono gli americani, un rocket scientist per sapere che c'è qualcosa che non va. Diciamo, normalmente in una missione spaziale, quando arriva il segnale loss of signal, difficilmente si esulta. Quindi andiamo a cercare di capire perché invece qui tutti esultavano per la loss of signal. Però per fare questo facciamo qualche passo indietro. Breve introduzione, gli asteroidi appunto sono una miriade di piccoli corpi che orbitano nel sistema solare, per lo più tra l'orbita di Marte, indicata qui, e l'orbita di Giove, che sta all'esterno, e sono i puntini verdi che vedete qui. Alcuni di questi asteroidi, per una serie di meccanismi dinamici abbastanza complessi, penetrano, vengono spinti all'interno del sistema solare, vengono catturati gravitazionalmente dai pianeti interni. Qui vedete l'orbita della Terra, di Venere e di Mercurio, e quindi orbitano intorno al Sole, incrociando periodicamente l'orbita della Terra. Come dice il mio amico e collega Giovanni Valsecchi, due cose nello spazio che si incrociano continuamente, prima o poi, dagli e ridagli, prima o poi vanno a sbattere uno contro l'altro. Quindi storicamente noi sappiamo che ci sono periodicamente, in continuazione, impatti di corpi minori del sistema solare contro la Terra.
Questi variano per frequenza e ovviamente anche per conseguenze legate all'impatto a seconda delle dimensioni del corpo. Andiamo appunto da un estremo, oggetti dell'ordine di alcuni chilometri, che fortunatamente accadono ogni centinaia di milioni di anni o poco più, che sono per esempio il famoso impatto responsabile dell'estinzione al passaggio dall'era cretacica all'era terziaria, quello famoso, diciamo, il cosiddetto dinosaur killer. All'altro estremo abbiamo un numero enorme di asteroidi, molto piccoli, che fortunatamente bruciano sull'atmosfera. Noi siamo protetti dalla nostra atmosfera. Altri pianeti, per esempio Mercurio o satelliti come la Luna, portano evidente tracce del continuo bombardamento di oggetti a cui sono sottoposti. Noi siamo schermati totalmente dall'atmosfera per oggetti di questo tipo. Oggetti di questo tipo qua invece vengono sì bruciati dall'atmosfera, ma esplodono in alta atmosfera. Per esempio, pochi anni fa, forse avrete visto, a Chelyabinsk in Russia, uno di questi oggetti è esploso nell'alta atmosfera a circa 30 km di altezza, generando un'onda d'urto molto potente che ha distrutto una serie di finestre, per esempio sul territorio di Chelyabinsk, provocando anche numerosi feriti, sostanzialmente perché la gente andava alla finestra per vedere qual era il motivo del grosso lampo che hanno visto nel cielo e gli scoppiava la finestra in faccia, oppure sono cadute porte, insomma. Quindi è un evento di cui bisogna tenere conto. E poi in mezzo ci sono questi oggetti, appunto, che invece riescono a entrare nell'atmosfera terrestre e impattare al suolo, causando appunto danni che possono essere anche parecchio significativi. Noi parleremo di oggetti di questo tipo oggi. Siccome quindi sappiamo che è qualcosa che rischia di avvenire, dobbiamo anche fare qualcosa, cioè dobbiamo cercare, non possiamo fare finta, semplicemente fare finta di niente e giocare sulla statistica. Beh, tanto succede ogni 10.000 anni, sì, però potrebbe anche essere domani e poi tra 10.000 anni, quindi se è domani. Quindi ci sono vari metodi per la per rispondere al rischio degli impatti asteroidali. Qui vedete un diagramma che viene da un report dell'Accademia delle Scienze americana, statunitense. Qui vedete, in funzione del diametro dell'oggetto impattante e del tempo che voi avete in anticipo, noi propaghiamo le orbite, sappiamo che un certo asteroide ha un rischio di collisione contro il nostro pianeta nell'arco di un certo periodo periodo di anni. È abbastanza intuitivo che prima scoprite la rotta di collisione, più facile è deviare o evitare questo impatto, diciamo. Quindi in particolare vedete, civil defense vuol dire protezione civile, quindi sostanzialmente in questa area diffusa blu voi non fate niente, semplicemente non fate niente per deviare, per impedire l'impatto, accettate volenti o nolenti il fatto che l'impatto avverrà e cercate di spostare la popolazione, di portarle da un'altra parte della Terra e via dicendo, di farli stare semplicemente in casa se l'impatto che avviene con un oggetto piccolo. Noi parleremo di nuovo di una zona che sta qua, l'impattatore cinetico, e vedremo di cosa si tratta. Ovviamente qui c'è tutta un'ampia zona in cui non vorremmo mai arrivare, che è quello che richiede un ordigno nucleare lanciato verso l'asteroide. Poi, se volete, ne parliamo. Per lo più non si tratta di fare questo, cioè distruggere l'asteroide, questo è proprio l'extrema ratio che tendenzialmente non si fa, è una deflessione anche in questo caso. La bomba serve per provocare delle reazioni sulla superficie dell'asteroide, inondandola di raggi X, per fare sì che l'asteroide, per la forza di recoil, scappi via. Ma questa è un'altra storia, magari ne parliamo un'altra volta. Quello che abbiamo fatto, quello che è stato fatto quest'anno, è la seguente cosa. La NASA ha preparato una sonda che è stata lanciata nel novembre del 2021 da Vandenberg in California. Il profilo della missione è estremamente semplice. La sonda viene lanciata dalla Terra, questo è il target, l'asteroide, il sistema asteroidale Didymos. Come vedete, la sonda viaggia sostanzialmente molto vicino alla Terra,
esce dall'orbita della, si allontana dall'orbita della Terra nella parte finale della sua, del suo viaggio, e il 26 settembre, se non si fosse fermato, il 26 settembre va in interazione con il sistema asteroidale e impatta. Come vedete, la fase della missione è stata fatta di modo che l'impatto avvenisse in un momento in cui la Terra e l'asteroide fossero il più vicino possibile, e vedremo perché. Qual è il concetto della missione? Anche qui il concetto è relativamente semplice. Noi dobbiamo testare la capacità di deviare l'orbita di un corpo celeste, la prima volta che avviene nella storia, andandoci addosso. E quindi è stato scelto un sistema asteroidale binario, in cui abbiamo un asteroide un po' più grosso, che si chiama Didymos, e intorno al quale gira una luna, un satellite più piccolo, che si chiama Dimorphos. La sonda DART arriva a tutta velocità, va a impattare contro la luna Dimorphos, è uscita una piccola sonda, che è la sonda Licia Cube dell'Agenzia Spaziale Italiana, che prende immagini, e quello che si fa con l'impatto è cambiare l'orbita della luna asteroidale intorno all'asteroide centrale. Questo perché? Perché da Terra è una cosa che si misura relativamente facilmente, adesso andiamo a vedere come si misura. Lo scopo era deviare l'orbita, cambiare il periodo orbitale di Dimorphos, quindi del satellite intorno all'asteroide Didymos, di almeno 7 minuti, per essere sicuri che fosse misurabile con accuratezza da Terra. Come avete visto, l'impatto è avvenuto frontalmente, diciamo. In realtà il fatto che sia avvenuto frontalmente non è come uno può pensare, è per aumentare l'energia cinetica, perché in realtà trattandosi di massimo di oggetti molto piccoli, la velocità orbitale di Dimorphos intorno a Didymos è circa 17 centimetri al secondo, mentre la sonda arrivava a oltre 6 chilometri al secondo. Quindi l'aggiunta di energia cinetica nell'impatto frontale è minimale. Il motivo dell'impatto frontale è perché siccome il periodo orbitale di Dimorphos intorno a Didymos era prossimo alle 12 ore, non si voleva ridurre il periodo orbitale e non aumentarlo, perché osservare da Terra con dei telescopi un fenomeno astronomico con periodicità di 12 ore, di 24 ore, genera delle complessità, si può generare delle singolarità, perché voi lo osservate sempre nella stessa fase sostanzialmente. Quindi alcuni dettagli in più, diciamo, l'asteroide centrale Didymos è di circa 780 metri di diametro. Dimorphos, la luna che gli orbita intorno, è più piccolo, è di circa 160 metri di diametro. Il periodo orbitale pre-impatto era di 11,92 ore. Il raggio dell'orbita, la distanza tra Dimorphos e Didymos era poco più di un chilometro. La sonda pesava 610 km al lancio, dopo aver usato un po' le propellente. Al momento dell'impatto il peso era circa 5.700 km e l'impatto è venuto a 6,1 km al secondo. E questa è la sonda italiana che ha viaggiato all'interno della sonda americana DART ed è stata rilasciata 15 giorni prima dell'impatto. La sonda in realtà è molto semplice, perché è una sonda, diciamo, a perdere, quindi la strumentazione era ridotta all'osso. Lo strumento principale è questo, Draco, che è la camera per la guidance, per la guida della sonda. La sonda era a guida totalmente autonoma, quindi puntava, soprattutto nelle fasi finali dell'impatto, poi lo vedremo, l'impatto è avvenuto a guida autonoma. Aveva dei pannelli sonari molto estesi di nuova generazione, srotolabili, dopo li vediamo piegati dentro. Questo era un motore a bassa spinta sperimentale della NASA, che poi non è stato di fatto mai acceso, perché quando l'hanno acceso ha dato qualche lieve problema di sovraccarico, quindi hanno deciso, siccome non era necessario, perché è stato lanciato con il Falcon 9, che è il razzo più potente disponibile, e quindi sostanzialmente la spinta che aveva era sufficiente per arrivare, e le correzioni di rotta non venivano fatte con NextSea ma con dei motori apposta. E poi c'era l'hardware per la navigazione autonoma, e poi c'era dentro ovviamente Licia Cube. Questa è la sonda
al momento dell'assemblaggio all'APL. Qui vedete appunto, questi sono i pannelli solari arrotolati, che poi sono stati srotolati in orbita, e questo qui che vedete è l'alloggiamento dove stava dentro l'ICHA Cube. È ricoperta, come tutte le sonde, di questo Mylar per proteggerlo. Questa è la camera, è Draco, vista dal basso mentre la stavano assemblando, e questo, ripeto, è lo strumento, quello che ci ha mandato lo streaming che avete visto all'inizio. La sonda LICHA Cube è questa, è la mano di chi lo regge, quindi potete vedere, è effettivamente una sonda piccolissima, è grande come una scatola da scarpe, tipo da stivali, diciamo. E questo, diciamo, è molto importante in realtà, perché ha dimostrato che questa non solo è la prima sonda dell'Agenzia Spaziale Italiana nello spazio profondo, ma ha anche dimostrato che esiste tutto un range di applicazioni per i piccoli satelliti anche nel deep space. Fino adesso vengono usati moltissimo i piccoli satelliti in orbita terrestre, nel deep space non era mai avvenuto. Questo in dettaglio, appunto, anche l'ICHA Cube, ovviamente, vista anche le dimensioni, è molto piccola, ha due telecamere, una a campo ristretto, che si chiama Leia, e un'altra a wide field camera, che si chiama Luke. Questa è una camera completamente a colori, e questa è una camera con tre filtri, rosso, verde e blu, in un mosaico che poi viene ricomposto per dare immagini a colori ricostruite. E gli appassionati di guerre stellari avranno notato che i nomi non sono stati scelti a caso, e vabbè. Come dice qui, la sonda, lo vedremo, la sonda è passata al flyby con il sistema asteroidale post-impatto a circa 57 km. L'ICHA Cube, ripeto, è una sonda dell'ASI, e quindi sponsorizzata dall'ASI, costruita da Argotech, e questo è il team scientifico che è a guida INAF, e ci sono varie istituzioni, ora me le sto a elencare tutte, però appunto siamo in molti. Allora, quindi l'impatto è avvenuto il 26 settembre, abbiamo detto il periodo doveva essere cambiato, ma come si fa a vedere se effettivamente il periodo è cambiato? Il periodo, la misura del periodo di un satellite, di un asteroide, ma si misura con la cosiddetta, con il metodo delle curve di luce fondamentalmente. Si usano dei telescopi, e quello che avviene è la cosa seguente. Noi abbiamo l'asteroide centrale, il Sole che illumina, e questa è la luce che arriva sul nostro telescopio. Ogni volta che il satellite passa davanti alla Luna c'è una piccola caduta di luminosità, perché c'è l'ombra del satellite sul corpo centrale. Quando passa nell'eclissi dietro c'è una diminuzione più grande di luminosità, perché a questo punto voi ricevete la luce solo del corpo centrale. Misurando la periodicità di questi eventi di eclissi è possibile misurare con una notevole accuratezza il periodo orbitale della nostra Luna intorno al satellite. Qui lo vediamo di nuovo, pre-impatto voi avete questi fenomeni di eclissi totali e di ombra del satellite che passa avanti, che dà un pattern di questo tipo in funzione del tempo osservato dal telescopio a Terra. Questo si ripete moltissime volte, quindi potete accumulare moltissime misure, tant'è vero che il periodo orbitale originario era noto con grandissima accuratezza. Post impatto voi gli cambiate l'orbita, quindi il satellite girerà più velocemente, quindi la posizione dei minimi che voi osservate si sposterà sempre un pochino prima, fino a raggiungere uno stato stazionario che sarà la nuova orbita in cui si trova il sistema adesso, e questo vi permette appunto, calcolando la differenza tra i due periodi, di vedere quanto il vostro esperimento ha avuto successo. Si tratta ovviamente, di un urto completamente anelastico. La nostra sonda si è spiaccicata, si è polverizzata contro l'oggetto, però non è così semplice. Se fosse semplicemente un urto anelastico, tutti quelli che hanno fatto fisica 1 dicono, vabbè, velocità, massa per velocità...
conservazione del momento e troviamo cosa è venuto fuori. Quello che succede in realtà è che ovviamente quando voi avete un impatto, soprattutto un impatto a ipervelocità, a queste velocità contro di una struttura complessa, contro un target di cui non sapete neanche la composizione, perché noi non sappiamo esattamente di cosa è fatto questo asteroide, qual è il suo livello di coesione e via dicendo. Quindi bisogna fare una serie di simulazioni, perché quello che succede, ovviamente, in impatti di questo genere, poi tanto per cominciare, scusate, vorrei far notare che diciamo, la massa dell'oggetto impattante è questa, la massa stimata di Dimorphos è questa, quindi l'energia cinetica dell'impatto è circa 10 miliardi di joule, ma ciò nonostante diciamo, il rapporto di massa tra l'impattore e l'oggetto impattato di qualcosa dell'ordine del 10 alla meno 7, come se voleste deviare un tir lanciandogli contro una mosca, però ovviamente la mosca gli ha lanciata a 6 km al secondo e in più diciamo aspettate che la spinta che voi gli avete dato si accumuli nell'arco di anni. Quindi però diciamo, stiamo parlando di una cosa di questo tipo, perché sembra tanto, però appunto in realtà la differenza è enorme. Ma quello che succede è che ovviamente la vostra sonda quando impatta genera un'enorme quantità di detriti, un'enorme quantità di ejecta che escono dal cratere. Il tipo di cratere che si forma dipende fortemente dalla superficie, di cui voi non sapete ancora, ribadisco, non sappiamo quasi niente a priori. Può essere un impatto contro un materiale molto resistente, per esempio un oggetto monolitico, un basalto tipicamente, oppure può essere un impatto contro un oggetto molto più debole. Qui vedete che per esempio la formazione del cratere è molto più lenta perché c'è meno coesione e quindi gli oggetti si spostano più lentamente e il cratere diventa anche molto più ampio, ha una forma completamente diversa. Allora questi oggetti che escono sono fondamentali ed era questo in realtà il risultato, ed è questo il risultato fondamentale, cioè capire il momento trasportato da questi detriti che escono dal cratere, perché questi fanno un effetto di azione e reazione, quindi voi avete che gli ejecta che escono dal cratere danno una spinta in direzione opposta al vostro oggetto spaziale e quindi più detriti vengono espulsi dal cratere, maggiore sarà la spinta aggiuntiva che il vostro oggetto spaziale riceve dall'impatto. E questa è la quantità che viene chiamata beta, il fattore di enhancing della collisione, ed è un fattore veramente incognito, perché questo, come ho detto, questo fattore dipende in maniera cruciale dal tipo di impatto che avviene e dal tipo di superficie contro la quale andiamo ad impattare. Come è avvenuto l'impatto? Appunto, l'impatto è stato guidato da Draco, dalla camera, ed è un impatto avvenuto in maniera totalmente autonoma. Questo è lo streaming in diretta dalla camera. Qui vedete che la camera prima inquadra i due oggetti, Didymos e Dimorphos, riconosce alcuni è addestrata a riconoscere punti luminosi, quindi riconosce alcuni punti luminosi su Didymos, poi abbandona Didymos perché capisce che il target è quest'altro, è stata addestrata a questo e quindi punta direttamente Dimorphos fino a che riesce ad impattare, riesce a inquadrare unicamente Dimorphos e a guidare l'impatto su Dimorphos. Questa è una delle prime immagini che sono apparse, è una sequenza delle immagini che sono apparse la notte del 26. Io le ho messe perché è stata un'emozione particolare per tutti noi che abbiamo lavorato per molti anni sugli asteroidi. Noi sapevamo benissimo che ci sono degli asteroidi binari, cioè quindi piccoli oggetti che ruotano intorno ad altri piccoli oggetti, ma non li avevamo mai visti così da vicino. Beh, vedere effettivamente che a un certo punto questo puntino si allarga e diventa effettivamente un oggetto di questo tipo è stata effettivamente un'emozione notevole. Questo è di nuovo, questo è lo stream accelerato della camera di Draco che lo mandava in tempo reale
nell'avvicinamento è ovviamente accelerato di 10 volte. Qui vedete questo nuovamente, questo è Didymos e questo è Dimorphos. Qui è come si vedeva prima, a un certo punto esce dal campo della camera Didymos, si inquadra solo Dimorphos e qui vedete la superficie che si ingrandisce mano a mano fino al famoso loss of signal di cui parlavamo prima. E questa è l'area dell'impatto. Questa è una delle visioni più globali che abbiamo di Dimorphos. Come vedete la superficie è chiaramente ricoperta di frammenti di roccia e quello è con tutta probabilità Dimorphos è quello che in termini tecnici si chiama un rubble pile, cioè un aggregato di rocce che sono tenute insieme dalla gravitazione e da una bassissima forza di coesione, risultato della riaggregazione di oggetti probabilmente rilasciati da Didymos per vari motivi che non è il caso di stare qui a guardare. Questa è un close up dell'ultima immagine e apparentemente l'impatto è avvenuto qui. L'impatto è avvenuto entro nell'arco di 25 metri dal centro della figura inquadrata da Draco, quindi diciamo una precisione mostruosa dell'impatto. Come vedete l'impatto in realtà è avvenuto casualmente tra due grosse rocce, questa qui è grande circa 6 metri, questa è grande circa 5 metri e questo qui ha delle conseguenze sicuramente sulla forma degli ejecta che noi vediamo in uscita dal cratere, perché questi due qui fanno quello che si chiama armoring, cioè costringono un po', non permettono alla plume dell'ejecta di avere la forma conica che uno si aspetta perfetta, diciamo, da una simulazione. E questo invece, questo è il primo streaming, questo è, diciamo, è un collage di immagini raccolte da Licia Cube. Licia Cube, vi ricordo, si è staccata dalla sonda madre 15 giorni prima dell'impatto, ha navigato da sola per 15 giorni, aveva un sistema di puntamento autonomo, non di navigazione ma di puntamento autonomo, ed è l'unica testimonianza da vicino dell'impatto che noi abbiamo. Ha iniziato le operazioni scientifiche circa 71 secondi prima dell'impatto ed è passata a un flyby di 50 km. Qui vedete le immagini partono da qui, appunto prima del flyby, e questa è la prima immagine che abbiamo ricevuto della plume, poi andremo a parlare di questo oggetto qui, poi la sonda passa dall'altra parte e qui vediamo infatti ripresa, questo è il cono degli ejecta che vengono via dall'impatto visti dall'altra parte. Questa invece sono due immagini a falsi colori, diciamo a colori presi sempre dalla camera Luke della sonda, questo prima del flyby. Qui vedete, qui stiamo vedendo gli ejecta che escono dal cratere praticamente di fronte, ci escono in faccia, invece qui li vediamo da lato, qui lo vedete, qui la sonda sta tipo qui e il sole arriva da qua. Qui vedete che c'è una chiara forma a V, diciamo che è il cono degli ejecta che escono dal cratere, e qui vedete questa zona scura qui, questo arco scuro qui è di fatto è l'ombra degli ejecta usciti dal cratere proiettati sulla superficie di Dimorphos, cioè questa parte nera è una parte di Dimorphos ombreggiata dalla plume. Questa è un'immagine saturata volontariamente della superficie di Didymos e là è Dimorphos per evidenziare alcuni aspetti appunto delle particelle, degli stream di particelle che escono dall'impatto. Questa è sostanzialmente la stessa immagine in cui la parte saturata viene mostrata in nero e questa è per evidenziare che forma hanno gli ejecta quando escono. Si notano da una prima analisi delle immagini che stiamo facendo una serie di strutture, ci sono strutture più o meno rettilinee che sono particelle veloci che vengono espulse dall'impatto,
ci sono questi sono aggregati di oggetti, probabilmente aggregati di particelle o particelle che si stanno frammentando, per esempio per rotazione, per effetto della forza centrifuga, e poi ci sono, qui non si vedono particolarmente bene, ma sono punti luminosi più distinti, e questi sono probabilmente boulders, rocce più grandi espulse durante l'impatto. Questa, vabbè, è un'immagine molto simile. L'impatto è stato documentato, oltre che da Licia Cube, da pochi chilometri, da una serie enorme di osservatori sia terrestri che spaziali. Da terra, prima dell'impatto, quello che si vedeva, quello che noi vedevamo sostanzialmente, era questo puntino qui. Questo è Didymos, è il sistema di Didymos visto da un telescopio da terra. Prima dell'impatto la luce che noi vedevamo era sostanzialmente, date le dimensioni relative di Didymos e Dimorphos, noi vedevamo sostanzialmente solo Didymos. Il 96% della luce che veniva dal sistema era di fatto Didymos, quindi noi non sapevamo quasi niente a priori di Dimorphos. Immediatamente dopo l'impatto, la stragrande maggioranza della luce che hanno ripreso i telescopi era la luce dovuta alla riflettanza della plume, degli ejecta, che venivano espulsi. Questa, per esempio, è un'immagine presa da un telescopio a terra dell'istante dell'impatto. L'istante dell'impatto non è stato ripreso da Licia Cube, perché la telecamera che una delle due telecamere che doveva riprendere, diciamo, l'ha ripresa ma era fuori fuoco, e quindi abbiamo delle immagini un po' fuori fuoco dell'istante dell'impatto. Stanno lavorando sull'image processing per ricostruire l'immagine, ma al momento non c'è l'immagine vera e propria dell'impatto. Questa invece, appunto, è presa da un telescopio, qui vedete la plume che si irradia. Warning, vedrete queste immagini una volta la plume che va di qua, una volta che va di là, dipende da come viene flippata l'immagine sul, diciamo, da chi ha fatto l'image processing, ma non, diciamo, non è una cosa importante per i nostri scopi. Questa è un'immagine simile presa da un altro telescopio, vedete l'enorme aumento di luminosità al momento dell'impatto. Questa è un'altra presa da un telescopio in Sudafrica, qui si vede molto bene, appunto, la plume che si allarga e parte via. Ma questo è l'inizio. Dopo cos'è successo alla plume? Beh, quello che è successo è questo, che abbiamo creato per un breve periodo una mini cometa, cioè si è creata una lunghissima coda di detriti spinti dalla pressione di radiazione. La pressione di radiazione è l'effetto, diciamo, dei fotoni della radiazione luminosa che vanno a sbattere contro le particelle, gli trasmettono momento e quindi spingono le particelle molto piccole a creare questa lunghissima coda, che è lunga circa 50-60 mila chilometri, quindi una distanza comparabile quasi con una frazione comparabile della distanza tra la Terra e la Luna. Questa è un'altra immagine della coda, e qui vedete molto bene. Qui vedete molto bene due cose. Qui si vede, questo è nuovamente un collage di immagini, qui vedete che all'inizio qua c'è questa forma a V della plume, la sonda è arrivata da qua, ha fatto l'impatto, escono gli ejecta vengono qui catturati, vengono spinti dalla pressione di radiazione, il sole sta qui, che li spinge di là, e questa parte della V della plume degli ejecta viene spazzata via, sono particelle molto piccole, molto veloci, ampiamente al di là della velocità di fuga del sistema gravitazionale di Didymos e Dimorphos, che è bassissima, la velocità di fuga dal sistema è circa, di nuovo, intorno ai 10 centimetri al secondo, qui stiamo parlando di particelle che escono a centinaia di metri al secondo, quindi alcune vengono proprio spazzate via, altre invece vengono cattura un pochino più grandi, vanno a formare la coda lungo la direzione antisolare. È una coda come la coda delle comete, questa è la parte della coda di polvere. Voi sapete che le comete hanno in genere due code, una coda di polvere e una coda di plasma. Qui la coda di plasma non c'è, c'è solo la coda di polvere. Questa è un'altra immagine
qui si, la si vede muovere in questo senso perché il telescopio è fisso sulle stelle e quindi si vede passare nel campo di vista del telescopio il nostro oggetto. Oltre ai telescopi terrestri, anche i maggiori telescopi spaziali hanno osservato l'evento, in particolare Hubble e il James Webb. Qui vedete le immagini di Hubble, qui vedete le immagini del James Webb ancora non perfettamente processate, quindi vedete un sacco di figure di diffrazione che adesso verranno tolte nelle immagini nuove che verranno rilasciate. Questo è un collage delle immagini prese dal James Webb. E questo invece è sono un collage di immagini prese dall'Hubble Space Telescope. Qui vedete subito dopo l'impatto, 5 ore dopo l'impatto, 8 ore dopo l'impatto. E questa è un'animazione delle immagini viste precedentemente. Anche l'Hubble non ha potuto vedere esattamente il momento dell'impatto perché non era in vista rispetto all'orbita di Hubble, non era in vista il sistema, quindi il momento dell'impatto non è stato visto dallo spazio, ma sostanzialmente è solo da Terra. Quello che in realtà poi è successo è che la coda si è biforcata. Per un certo periodo di tempo Hubble ha osservato una coda doppia. Di nuovo, questa non è una coda doppia come quella delle comete plasma e particelle, ma una coda che è legata molto probabilmente, stiamo studiando la cosa, ma è molto probabilmente legata a effetti dinamici. Cioè ci sono quando avviene l'impatto, una parte delle particelle viene spinta verso l'interno del sistema, in un'orbita interna tra Didymos e Dimorphos. Una parte viene espulsa nella parte esterna, quindi quelle vengono espulse all'interno del sistema asteroidale, subiscono una deviazione gravitazionale da parte di Didymos e quindi vengono eiettate da questa parte. Invece questa qui è molto probabilmente dovuta alla parte che delle particelle espulse verso l'esterno, e le simulazioni che vengono fatte in realtà sono in grado di mostrare questo effetto abbastanza strano. Con i telescopi a terra, come abbiamo detto, sono stati in grado di misurare con grande accuratezza la variazione del periodo. La variazione del periodo, ripeto, doveva essere almeno di 7 minuti, questo era il target perché potesse essere misurata con accuratezza, e come vedete là in alto la deviazione è stata ben superiore, si è passate da 11 ore e 55 minuti a 11 ore e 23 minuti. Queste sono le curve di luce, inutile entrare nel dettaglio, sono le curve di luce che hanno permesso questa misura. La misura è stata fatta sia con telescopi ottici che con il radar planetario di Goldstone. Questo è un'antenna radar di circa 60 metri di diametro che si trova in California, fa parte del Deep Space Network. È stata usata come ricevente di un sistema radar bistatico, cioè il segnale è stato trasmesso da un radar vicino e lui è stato usato come ricevente, e con il radar anche è stato possibile prendere una misura molto accurata del nuovo periodo di rotazione. Queste sono pseudo immagini radar in cui si vede Dimorphos, e questo è l'eco di Dimorphos, e questo qui invece sopra è l'eco radar di Didymos. Non sono vere immagini. Anzitutto questo è stato importante perché ci ha confermato che Dimorphos era ancora lì, perché lì per lì, diciamo, vista la dimensione dell'impatto, non era certo che Dimorphos ancora fosse resistito. Invece questo ci ha dimostrato che Dimorphos era ancora lì, e in particolare, appunto, facendo un collage delle immagini radar si è potuto mostrare di nuovo: questo è Dimorphos, questo è Didymos. Se non ci fosse stata la deviazione dovuta all'impatto, sarebbe dovuto essere qui. In realtà, come vedete, la posizione è completamente diversa, e entrambe le misure, quella radar e quella ottica, hanno dato lo stesso risultato all'interno di un sigma, quindi siamo certi la variazione di periodo è stata di circa 30 minuti. Ora sono in corso tutta una serie di studi accurati sui risultati della missione, che devono portarci appunto
la stima del periodo è stata fatta. A questo punto bisognava fare la stima del fattore beta, quanto veniva sto benedetto fattore beta. Per fare la stima del fattore beta è importante sapere tante cose, in particolare su Dimorfo, sulla sua composizione, come è fatto, quanta massa ha e via discorrendo. Questa è l'immagine principale che è stata usata per la ricostruzione della forma di Dimorphos. E Dimorphos è risultato essere un corpo oblato. Vi ricordo che un corpo oblato è questo rispetto a un corpo prolato. Prolato vuol dire che sarebbe tipo una palla da rugby allungata verso Didymos. Invece è un corpo oblato, quindi è una specie di disco, come gli americani, che sono molto pragmatici, dicono che è come una pasticca di M&M, quindi una caramellina. Questo in realtà ha delle implicazioni molto importanti, perché il fatto, normalmente noi siamo abituati a pensare, siccome il satellite è bloccato marealmente rispetto all'oggetto principale, siamo abituati a pensare che abbia un rigonfiamento mareale verso l'oggetto centrale. In realtà non sembra essere il caso, il rigonfiamento è molto piccolo, quindi può darsi che l'oggetto non sia effettivamente come si dice tidally locked, cioè bloccato marealmente come la Luna rispetto alla Terra, che ci mostra sempre la stessa faccia. Questa ha delle implicazioni importanti sull'evoluzione dinamica del sistema e su come eventualmente questi oggetti vengono formati, e ci fa anche pensare che probabilmente c'è un bias osservativo che fa sì che noi riteniamo che la maggior parte dei satelliti asteroidali siano prolati, ma probabilmente è solo perché un oggetto prolato appare più chiaramente in una curva di luce di un telescopio. Quindi questo è uno dei risultati scientifici della missione, abbastanza importanti. La forma di Didymos è nota meno accuratamente della forma di Dimorphos, perché non abbiamo immagini da vicino di Didymos, abbiamo solo immagini, come avete visto, Didymos è uscito presto dal campo di vista della sonda DART, e quindi questa è una delle immagini migliori che abbiamo. Questo è l'equatore di Didymos, in cui chiaramente si vede che c'è una zona con priva di grosse rocce, e quindi probabilmente con del regolete più fine che è caduto gravitazionalmente verso la parte equatoriale. È più schiacciato di quanto si pensava, e anche questo ha delle implicazioni dinamiche abbastanza importanti, perché vuol dire che l'orbita di Dimorphos intorno a Didymos è un po' più complessa da modellare, e questo ha delle implicazioni sulle modellizzazioni della curva di luce per i risultati ottenuti. Il fattore beta, il famoso fattore beta, diciamo, questo è l'equazione abbastanza banale sostanzialmente della conservazione del momento nel corso dell'impatto, cioè la massa di Dimorphos moltiplicata per il cambiamento di velocità è uguale alla massa della sonda per la velocità impattante della sonda più il famoso termine legato al momento trasportato dagli ejecta che escono dal cratere. E questo beta è il fattore che noi dobbiamo trovare. Da un punto di vista dinamico è abbastanza relativamente semplice calcolare questo. Il cambiamento del periodo è stato di circa 33 minuti, questo è il nuovo periodo. Si ricava che la spinta che noi abbiamo dato a Dimorphos in realtà è piccolissima, è circa 2,7 mm al secondo, quindi una spinta molto piccola che però, ripeto, si accumula nel tempo, e quindi viene fuori che il momento, il fattore beta, è qualcosa che va tra 2,2 e 4,9. Andy Chang, quello che è l'ideatore in realtà della missione, in un articolo che sta per uscire, ha ricavato il valore finale, che è circa 3,61, ricavato da con dei calcoli Monte Carlo in cui si tiene conto delle incertezze nel sistema, e quindi siamo in realtà in questa regione. Se vi ricordate la slide che avevo fatto vedere, tra pochi ejecta e molti ejecta, insomma stiamo un pochino nel mezzo, quindi il fattore interessante è 3,6. Vista l'ora, vi salterei una serie di slide per concludere solo dove vanno a finire tutti questi ejecta. Beh, abbiamo visto una parte vanno a formare la coda, una parte vengono espulsi dal sistema,
c'è la possibilità che una parte degli ejecta rimangano all'interno del sistema, una parte degli oggetti, ed è quello che noi stiamo cercando di capire con dei modelli che abbiamo messo appunto in particolare qui all'IFAC, e stiamo simulando la plume degli ejecta. Qui vedete l'espansione della plume, tenuto conto di tutte le perturbazioni gravitazionali e non gravitazionali che sono importanti, problemi di questo tipo, il colore è la densità di particelle per metro cubo. Perché uno ha interesse a questo problema? Beh, perché risulta che una certa quantità di particelle, in particolare quelle relativamente grandi, che non vengono spazzate via dalla pressione di radiazione, possono restare anche abbastanza a lungo all'interno del sistema asteroidale. È ovviamente un sistema estremamente perturbato ed estremamente caotico, per cui diciamo buona parte delle particelle vengono espulse a seguito di un flyby, di un passaggio ravvicinato con Dimorphos o con Didymos su traiettorie iperboliche lontano dal sistema, ma ci sono anche oggetti che vengono catturati temporaneamente in orbite molto perturbate intorno al sistema asteroidale e possono rimanere anche per anni all'interno del sistema asteroidale fino poi ad andare a reimpattare in genere su uno dei due oggetti oppure essere espulse su traiettorie abbastanza complesse di questo tipo. La cosa non ha solo un interesse accademico, perché in realtà appunto è un problema molto interessante di dinamica multicorpi caotica, ma perché tra 2 anni l'Agenzia Spaziale Europea lancerà una sua sonda che sarebbe dovuta partire prima, ma per problemi di ministeriale, di soldi eccetera non è potuta partire prima, che andrà allo stesso sistema asteroidale di Dimorphos e Didymos a vedere cosa è effettivamente successo. Quindi avremo un'immagine ex post del cratere che abbiamo creato con l'impatto di Dimorph, di DART, andremo a vedere quanto veramente, quanta massa ha veramente Dimorphos, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi avremo un modo di verificare tutti i calcoli che abbiamo fatto sul fattore beta e via dicendo, per essere in grado di trasportare questi risultati su un singolo asteroide, a un eventuale asteroide che dovesse effettivamente arrivarci contro ed essere anche lui di sostanzialmente di caratteristiche ignote, quindi non sappiamo la morfologia della superficie, non sapremo necessariamente il livello di coesione, la massa, la porosità, eccetera, eccetera. Questo è il team di DART alla riunione subito dopo l'impatto di qualche tempo fa, trovate l'intruso, eccolo, e come tutte le missioni spaziali appunto anche la missione DART coinvolge centinaia di persone, e questo è un elenco forse neanche esaustivo di tutte le istituzioni coinvolte alla missione DART. Licia Cube. Grazie e scusate la lunghezza. Grazie mille Alessandro per questo affascinante racconto. Sono domande? Per Alessandro, curiosità, Alessandro Marconi. Io ho 2 domande rapide. La prima è se avete fatto anche analisi spettroscopica per capire, non so, la composizione dell'asteroide. E l'altra è, proprio nell'incognita di come è fatto un asteroide, se magari una missione di deflessione può funzionare o meno, se c'è in mente anche l'idea di magari di apprestare diversi, in caso ci sia un asteroide pericoloso, di apprestare diversi tipi di missione che possano intervenire una successivamente all'altra. Allora sì, la mia domanda è sì, c'è stato ovviamente un enorme lavoro di caratterizzazione spettroscopica del sistema pre-impatto, è un asteroide silicatico di tipo S, quindi molto standard. E ci sono già degli spettri della plume, che sembra che è ovviamente di caratteristiche simili, quindi ripeto, lo spettro che abbiamo preso pre-impatto è uno spettro sostanzialmente di Didymos, perché il 96% della luce viene da Didymos. La plume viene da Dimorphos, hanno la stessa composizione, questo ci dice che appunto quindi Dimorphos è nato in qualche modo da Didymos quasi sicuramente.
Dopodiché ci sono delle analisi che sono in corso, per esempio una delle slide per l'appunto che ho saltato è questa, la camera RGB di Licia Cube permette di fare delle analisi dei rapporti di colore, e qui il rapporto di questo viene fatto per l'appunto ad Arcetri, tra l'altro da Giovanni Poggiali e John Brucato, e qui vedete noi sappiamo sostanzialmente che i materiali rocciosi esposti alla radiazione solare invecchiano a causa di quello che viene chiamato space weathering e si arrossano in genere. Qui la parte più blu è probabilmente la parte più rossa, è probabilmente la parte esterna dell'asteroide, quindi space weather invecchiato, che viene espulsa nello spazio per prima, e la parte rossa sono probabilmente particelle molto piccole, che quindi tendono a essere più blu, submicrometriche, nonché materiale scavato da sotto e quindi non esposto alla radiazione. Quindi sì, e anche su James Webb, non sono ancora usciti i risultati di James Webb, ma anche loro, essendo nell'infrarosso, hanno preso degli spettri, e quindi avremo anche lo spettro infrarosso. E alla seconda domanda, sì, si sta pensando per esempio anche di avere un'idea ancora futuribile, di avere una flottiglia di spacecraft, di sonde, dislocate già nello spazio, per esempio Punta Lagrangiani o altro, da mandare in caso di warning, di tempi di warning molto breve. È un po' un problema, perché appunto, siccome se vogliamo fare un impattore cinetico, partire, come dire, dall'orbita, il motore non ti dà la spinta necessaria, però per esempio se ci carico un ordigno, però gli ordigni nucleari per l'Outer Space Treaty non si possono mettere nello spazio, quindi diciamo è una cosa anche un pochino complicata, però sì, sono tutte idee che vengono esplorate. Sì, una domanda, se ho capito bene, c'è un sistema di guida automatico, sì. Come funziona, come è fatto, insomma? Allora, la triste realtà è che è molto simile ai sistemi di guida dei droni militari, e questo diciamo lo diciamo a bassa voce, ma non si può non dirlo, ed è sostanzialmente appunto comunque un sistema esperto a intelligenza artificiale, che è stato per esempio allenato in fase di volo facendogli credere che Giove fosse Didymos e non mi ricordo quale dei grossi satelliti galileiani fosse Dimorphos, per allenarlo appunto a passare da Didymos, Giove, a Dimorphos, quale di questa intelligenza artificiale, che è in grado di conoscere punti luminosi e di capire quando deve passare dal punto grande al punto piccolo. È un algoritmo appunto, ovviamente non disclosed, però è una tecnologia abbastanza, è la prima volta che viene usata uno spazio profondo, ma è una tecnologia che ai noi i militari conoscono parecchio bene. Sì, grazie. Volevo chiedere, non so quanto difficile sia stimare il centro di massa di questi oggetti, però se l'impatto avviene fuori dal centro di massa, immagino ci sia anche un piccolo, come dire, momento angolare poi associato. Non ho visto mai nelle equazioni questo effetto, quindi quella di beta, immagino tu ti riferisca, quella diciamo l'equazione puramente dinamica, e pure l'equazione di conservazione del momento. Nascosta dentro l'equazione ci sono tutta una serie di fattori che sono legati alla massa di Dimorphos, alla direzione dell'impatto, in particolare dove era? Appunto, come vedi lì c'è la direzione del momento trasportato dagli ejecta, e il versore E è la direzione in cui escono gli ejecta. Noi sappiamo che l'impatto non è stato esattamente verticale, ma c'è un angolo di circa 13 gradi, se non ricordo male, rispetto alla verticale locale, e questo ha un effetto su beta.
E per quanto riguarda appunto la rotazione di Dimorphos, il periodo di rotazione di Dimorphos è ignoto sostanzialmente. Noi abbiamo fino adesso assunto che fosse tidally locked e quindi fosse esattamente uguale al periodo orbitale, però adesso, avendo cambiato il periodo orbitale, avendolo mandato su un'orbita lievemente eccentrica, perché ovviamente la manovra impulsiva l'ha portato a un'orbita circolare, a un'orbita con l'eccentricità di 0,03, una cosa del genere, andremo incontro probabilmente a delle librazioni della superficie di Morphos intorno a un punto di equilibrio. Ci sono delle simulazioni che si trovano su un articolo pre-impatto e che adesso verranno rifatte su quanto questa librazione sarà veramente una librazione. C'è anche una possibilità che entri in una rotazione caotica. Apparentemente i parametri della nuova orbita non sono tali da portarlo su una rotazione caotica. Però, per esempio, il fatto, quando io ho evidenziato che Didymos in realtà è più schiacciato di quanto si pensasse, quindi il J2, il quadrupolo, è maggiore, fa sì che è così maggiore di quanto si pensava che è fuori dallo spazio di parametri esplorato nel modello originale. Quindi hanno dovuto rifare i conti e quindi sembrerebbe che non entri in una di quelle risonanze caotiche che lo porterebbe a rotazione caotica. Però quasi sicuramente ci sarà un periodo di librazione che non difficilmente sarà osservabile, cioè sicuramente non è osservabile da Terra, si potrebbe osservare per l'effetto che fa sull'orbita relativa dei due oggetti, però è una misura molto delicata. Fino all'arrivo di Hera sarà difficile avere questo risultato. Perfetto, come postilla posso dire che ho chiesto io di non mettere le equazioni, così ci sono dietro. Franco? A che distanza è arrivato dalla Terra? Non me lo ricordo esattamente, mi sembra che l'impatto è venuto a circa 1 milione di chilometri, una cosa di questo genere, insomma. No, sì, non così vicino. No, in particolare, ovviamente, mi sono dimenticato di dire la cosa che bisogna sempre dire per contratto prima. Didymos è stato scelto apposta perché anche in caso l'impatto fosse andato male, avessimo beccato Didymos invece di Morse, non solo non era a rischio di impatto contro la Terra, ma non lo sarebbe neanche diventato nella peggiore, più catastrofica delle ipotesi, perché negli Stati Uniti ovviamente i complottisti si sono, ovviamente, potete immaginare, sono stati proprio alla grande. C'è anche Raffaello cosa. Fra i complottisti, non so se è presente. E qualche altra domanda? No, ok. Allora magari ti faccio una io in chiusura. Prossime minacce per la Terra? Perché immagino stiate anche monitorando. Dunque no, gli asteroidi non ce ne sono, al momento nessuno degli asteroidi che vengono tenuti sotto controllo, quindi tutti quelli che riusciamo a osservare, non c'è nessuno di pericoloso che ha una probabilità significativa di impattare contro la Terra. Ovviamente ci sono oggetti tipo quelli di Chelyabinsk che noi sono troppo piccoli per essere visti. Parliamo di oggetti di 10, 20, 30 metri, sono troppo piccoli per essere visti con i telescopi da lontano e vengono visti solo quando sono molto vicini. Se questo, siamo impattatori immediati in gergo, se di questi ce ne possono essere parecchi, vengono in genere schermati, però per esempio quello di Chelyabinsk non è stato visto perché arrivava dalla direzione del Sole in cui i telescopi non potevano osservare, quindi è arrivato veramente non previsto, neanche con poche ore d'anticipo. Però ecco, al momento non ce ne sono, però poco dopo l'impatto sono usciti un miliardo di meme, di vignette. La più bella era quella, era una vignetta francese in cui c'erano tutti i rischi per la Terra, non c'era clima eccetera, poi c'era impatto asteroidale e c'era la freccia cancellato, beh questo ce lo siamo levati di torno, c'erano dati molto peggiori prima, che erano appunto la guerra, le catastrofi ambientali, quelli erano. Però, vabbè. Perfetto, allora ringrazierei Alessandro per questo bellissimo talk.